Sembra una roba assurda, visto che già l'anno scorso tenevano dei secchi in classe, perché quando pioveva appunto raccoglievano l'acqua con dei secchi, quindi nel 2021 avere una scuola del genere, dei bambini che non possono fare lezione per la pioggia, voglio dire, con tutti i problemi che abbiamo, mi sembra abbastanza assurdo. Piove nelle aule dal soffitto e gli alunni sono stati rimandati a casa. È successo nella scuola primaria al Giardino dei Colori in Piazza Unità d'Italia, al Poderino di Fano. 38 bambini della seconda B e seconda A questa mattina sono entrati nel plesso, ma poco dopo la situazione è degenerata. A causa delle piogge e delle abbondanti infiltrazioni d'acqua, diverse parti dell'intonaco si sono staccate e i pavimenti si sono allagati. Questa mattina alle 8:30 la rappresentante ha comunicato che le maestre stavano telefonando e dovevamo venire a prendere i bambini perché la scuola era inagibile. Ci hanno detto che la scuola all'interno era allagata, hanno cercato di asciugare all'interno ma non ci sono riusciti perché comunque la pioggia è tanta e quindi siamo dovuti venire a prendere i bambini perché non si riusciva a far lezione. Sembra che da domani parta la DAD perché appunto la scuola per queste due classi non è inagibile e quindi non si può far lezione. È pericoloso per loro, ma adesso un disagio anche per le famiglie nel caso della DAD. Sì, nel caso della DAD è un grosso disagio perché comunque lavoriamo tutti e quindi è un problema tenere i bambini in DAD, ma questo è un problema che l'abbiamo affrontato già l'anno scorso col coronavirus, però appunto ripeto, non avendo l'emergenza del coronavirus dobbiamo avere un'emergenza pioggia, è un po' assurdo ed è cioè per noi genitori è molto impegnativo perché lavoriamo tutti insomma. Lei come è riuscita a organizzarsi questa mattina? Allora, io ero appena arrivata al lavoro, quindi ho avuto da Sonia la telefonata che dovevo venire a prendere perché alla maestra non sono riuscita a rispondere. Ho dovuto chiamare i miei suoceri, che anche loro al lavoro, ma più vicini, hanno dovuto chiudere e venire a prendere il bambino. Quindi nel caso in cui domani i ragazzi dovessero rimanere a casa? Mi dovrò organizzare io in qualche modo e rimanere a casa. Perché comunque loro con una certa età non riescono a fargli fare la DAD, stargli dietro come potrei fare io. Lei è la rappresentante per cui ha fatto un po' da spola tra scuola e genitori? Sì, sono la rappresentante della seconda B e quindi stamattina sono poi stata contattata dalla maestra e ho aiutato un po' la maestra nel chiamare tutti i vari genitori dei bambini per poterli venire a recuperare, perché l'avviso era che i bambini stavano seduti nel corridoio perché le classi non erano agibili. Inoltre la maestra ci ha anche un po' avvisato che forse da domani c'è rischio DAD e questa cosa, ecco, cioè lascia sconcertati, direi di più, perché insomma abbiamo fatto la DAD tanta l'anno scorso a causa, no, di tutta la situazione Covid. Adesso dover fare la DAD perché la scuola non è agibile, perché piove, cade l'intonaco, ci sono, ecco, aule allagate, è veramente assurdo nel 2021, veramente assurdo. Avete avuto modo di confrontarvi anche con la preside? Allora, stamattina tutto questo è stato un po' un'emergenza. Io poi l'ho provata a contattare mentre cercavo di chiamare tutti i vari genitori, ho contattato anche la preside, che però penso, ecco, per disposizioni Covid ci può ricevere soltanto dopo una mail. Ho lasciato detto in segreteria perché mi sembrava corretto, ecco, che avendo anche allertato, insomma, Fano TV, avendo un po' allertato i vari rappresentanti anche delle altre classi, avvisarla prima di fare tutto questo movimento. Purtroppo poi non sono riuscita a parlare con lei direttamente, ma con una segretaria.